Carlton di Berlino per intervistare Lamberto Sanfelice e il cast di Cloro. Cloro è la storia di un adolescente costretta a rinunciare ai suoi sogni per una tragedia familiare. Jenny lotterà per riconquistare la sua individualità e una nuova maturità. Lamberto, ciao Sara, come vi ha accolto il Festival di Berlino intanto? Siamo arrivati ieri e insomma fra un paio d'ore abbiamo la prima qui a Berlino e insomma siamo abbastanza emozionati, sì. Anche perché ci hanno detto che è una sala molto grande. Il film ha già riscosso successo al Sundance, giusto? Sì, siamo stati 2 settimane fa appunto al Sundance e sì, credo ci fosse molto affetto attorno al film e ci ha fatto molto piacere. Dunque, il titolo del film è Cloro. Com'è nata la tua idea e come poi sei riuscita a realizzarla? Il film è nato con un viaggio che ho fatto in Abruzzo e mentre giravo piano piano la sera scrivevo e sono tornato a Roma, cioè avevo insomma una bozza di storia e sono andato avanti, poi ho coinvolto anche la co-sceneggiatrice che è Elisa Moruso e una volta che abbiamo fatto circolare un po' questa sceneggiatura alle persone con cui volevamo collaborare, è piaciuta e da lì insomma abbiamo costruito un po' tutto il film. E Sara come l'hai scelta? Lei ha vinto il premio come migliore attrice esordiente per Salvo, che è stato un altro film di successo, quindi come hai incontrato lei e come poi l'hai scelta come protagonista? Io inizialmente volevo una non attrice, volevo trovare proprio la protagonista in piscina, con la mia sceneggiatrice abbiamo frequentato molto le piscine, abbiamo parlato con molte ragazze, abbiamo anche fatto dei provini, però insomma ho capito che non avrei fatto fatica a trovare la mia protagonista lì, anche se Chiara Romano, che fa l'amica di Jenny, di Sara nel film, l'abbiamo trovata insomma in questi giri tra le piscine. Poi a un certo punto con Chiara Agnello, che è la direttrice del casting, abbiamo iniziato a vedere delle attrici. Lei conosceva Sara perché aveva lavorato appunto su Salvo. Io Salvo non l'avevo ancora visto perché ancora non era uscito, però Chiara me ne parlò molto bene. Insomma, quando Sara un po' è entrata allo stanzino, io ho capito che potevo costruire un film insomma attorno a lei. Volevo sapere un po' della tua formazione, ho letto che hai studiato negli Stati Uniti. Io ho fatto un corso alla NYU di 2 mesi e da lì ho un po' preso il via, però non ho proprio studiato regia, anche perché è una materia un po' complicata da studiare, credo che il miglior modo di studiarla sia vedere tanti film. Il film ha già una distribuzione in Italia? Con la Good Film mi hanno detto che dovrebbe uscire i primi di marzo. Com'è stato lavorare con Lamberto e che cosa ti è piaciuto di più della parte? Tra l'altro interpreti una ragazza più giovane della tua reale età, no? Sì, sì, interpreto una 17enne. Abbiamo lavorato molto assieme, quindi siamo riusciti a andare un po' a ritroso nei miei anni. Un lavoro che abbiamo fatto per diversi mesi ed è stato molto, molto bello, molto interessante. La ragazza si trova ad affrontare delle scelte difficili durante il film e alla fine c'è un cambiamento rispetto a quello che all'inizio del film ci saremmo aspettati. E questa cosa qua, la tua visione personale di questa maturazione? Io non penso che lei arrivi a un completo maturamento, perché sai, le cose non arrivano così nel giro di un periodo. Io penso che da lì Jenny inizia ad avere un cambiamento e a porsi delle domande che poi la porteranno alla vita adulta. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie, bocca al lupo. Crepi. Bocca al lupo. Ciao. Nel terzo giorno di un'edizione un po' scarsa arriva un altro period drama con una donna protagonista. Dopo il gelo artico e il caldo desertico, stavolta ci troviamo in Normandia, sempre all'inizio del secolo, con Léa Seydoux nel ruolo di un'inserviente. Terzo adattamento del romanzo Diario di una cameriera di Octave Mirbeau, primo e secondo furono diretti da Renoir e Bunuel e questa volta diretto da Benoît Jacquot. Lui sceglie di usare lo zoom con un risultato un po' antiquato e non sviluppa adeguatamente alcuni snodi del plot, ma Léa Seydoux occupa tutta la scena e si conferma tra le giovani interpreti più interessanti della scena internazionale. Da una Berlino congelata è tutto, Federica Polidoro per Art Tribune.